sempre più solido il rapporto tra Carrisi e complice l'emergenza Covid, il rapporto tra i due si è ulteriormente consolidato. Entrambi condividono le stesse scelte per quanto riguarda i figli, Jasmine, 20 anni, e Albano Junior detto Bido, 19. La coppia ha gli stessi ideali e valori ed è riuscita a trovare una voce sola per quanto riguarda l'educazione dei ragazzi. La stessa durante un'intervista alla stampa ha spiegato che il rapporto oggi è diventato più forte e granitico. Dopo la ritrovata armonia con Albano, Carrisi ha abbandonato la carriera nel mondo dello spettacolo. Da anni viene contattata dalla produzione del Grande Fratello VIP, ma la diretta interessata ha sempre preferito declinare l'invito e concentrarsi sulla famiglia. Tuttavia non sembra esserci una tregua all'orizzonte tra e la prima moglie del cantante di Cellino San Marco. Le due si ignorano in privato, ma si punzecchiano in pubblico. Stando a quanto riporta il magazine Novella 2000, la soubrette leccese non avrebbe gradito le recenti dichiarazioni di Romina. Io e sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no. Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene. Spero di non finire la vita sola da un punto sentimentale, ha fatto sapere in TV. Parole che, secondo quanto scrive l'esperto di gossip Ivan Rota, avrebbero infastidito parecchio. La showgirl pugliese in più occasioni ha mostrato una certa gelosia nei confronti di Carrisi, con il quale fa coppia fissa tra alti e bassi da oltre 20 anni. Più volte è stata turbata da certe parole di Romina e ancora oggi Loredana non riesce a digerire alcuni comportamenti della Power. Leggi anche. Intanto si appresta a diventare nonno per la terza volta. Infatti la figlia Crystal, avuta da, è incinta di una bambina che nascerà a settembre dopo i piccoli Kay e Cassia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Crystal è sposata dal 2016 con il miliardario croato, ma di origini cilene, Davor Luksic, entrambi vivono a Zagabria. La ragazza non ha mai avuto un buon rapporto con, mentre Jasmine va molto d'accordo con,